l'umano tra me. Ma è possibile che in un paese così, che è capace delle cose migliori, nessuno sia in grado di fermare, anche, fino anche Cole, anche il napoletano, di fermare questo sistema della Lega che usano anche fino anche a esagerare anche sulla bandiera, sull'inno nazionale in cui loro cercano di rappresentare anche verso le migrate che sono. Che devono rispettare l'Italia e la sua cultura, la cultura, credo che anche la bandiera, anche l'inno. Cioè, è possibile che anche il Colle non è in grado di fermare questo sistema. Che cosa c'è dietro? Guarda, io allora non voglio entrare nel merito della questione, perché io ho delle mie idee non fanno parte di questo dibattito. Nello specifico, relativo al possibile di non fermare, probabilmente non la fermano perché in fondo non è nessun pericolo, no? La realtà è che non è nessun pericolo, è forse una valvola di sfogo folcloristica, è probabile, perché la realtà è questa. Cioè, se tu pensi, la Lega, parliamo dell'antitalianità, no? Quante cose ha detto contro l'italianità. Poi in realtà la Lega è, cioè l'Italia è la fonte di guadagno della Lega, no? Capisci? Cioè, è veramente la vacca da mungere l'Italia per la Lega Nord. Ok? E altra cosa, sai, io studio un po' i fenomeni, i movimenti che hanno a che vedere con le autodeterminazioni del popolo, cose di questo genere. Pochi movimenti hanno avuto una quantità di consensi e voti come quelli della Lega tra il 94 e il 96, ma nessun movimento ha fatto così poco, così niente come la Lega in quel periodo. Nel senso, non è mai stato un reale pericolo. E infatti, questo lo capisci anche perché ci sono una serie di passaggi fondamentali che ti dimostrano come nel momento in cui, allora, premesso che nessuna rivoluzione è un pranzo di gala, per citare un certo personaggio cinese, ci sono stati momenti in cui, io ti faccio un esempio, Modena, i Serenissimi sono in galera. Okay. Premesso che appena i Serenissimi vengono beccati sul campanile, quel 9 maggio era, Bossi viene intervistato al mattino alle 6:30 dall'Annunziata e dice: ma chi quelli lì? Servizi segreti, uno schifo. È impiegato 3 giorni prima di dire: i Serenissimi sono dei patrioti. Ok? Quindi questo è simbolico da capire. Io ero a Modena, meglio, non c'ero io perché io lavoravo al giornale, ma si vendeva un mio libro a Modena, io faccio l'editore anche nella vita, che era un libro realizzato con le cartoline arrivate in galera a Gilberto Buson, okay, di gente che mandava cartoline ai Serenissimi. Abbiamo fatto un libro perché Buson aveva problemi economici. Abbiamo fatto questo libro, l'abbiamo venduto là. E mi ha dato i soldi alla moglie, no? A Modena c'erano fuori dal carcere di Modena 20-25 mila leghisti. Era il periodo delle camicie verdi, della cosiddetta Guardia Nazionale Padana. C'erano i poliziotti delle carceri e il servizio di sicurezza del carcere di Modena che chiedevano ai leghisti, alle camicie verdi, eccetera, di pensarci loro la sicurezza, perché se no sarebbe stato un problema. Cioè, questo per dirti, se in quell'anno lì, nel 97, avesse voluto fare un atto di forza, Umberto Bossi, con 25.000 persone lì, e che ne so, sfondare le reti del carcere, entrare, prendere i Serenissimi e metterli sul tavolo lì in galera e dirgli: fate un discorso, fateci un saluto, poi noi ce ne andiamo, lo potevano fare, capisci? Quindi in realtà, dato che poi i servizi segreti lavorano, dato che poi le cose si muovono in un certo modo, probabilmente, sai, non è mai stata un vero pericolo per l'istituzione Italia, la Lega Nord. Ok? E del resto io faccio un altro ragionamento, sul quale anche lì ho cominciato a capire anni dopo. Cioè, non è possibile che un movimento che prende per la prima volta un sacco di voti nel 92, giusto? 8,4% quando esplode.
aveva già preso le mazzette da Enimont. Enimont era in mano a chi? Enimont era in mano a Samba. Samba da dove veniva? Dal Partito Socialista Italiano, quindi era uomo di Bettino Craxi, che guarda caso dà i soldi alla Lega. Ma perché questo? Perché Bossi, e queste sono parole di Babbini, il primo autista di Umberto Bossi, il quale mi diceva: io portavo Umberto Bossi già nel 92 ad Arcole a parlare con Berlusconi, andavo a prenderlo a Linate e lo portavo ad Arcole. Parole di Babbini queste. Quindi hai capito, insomma, un partito che vuole fare la rivoluzione non si fa condannare il leader all'inizio della rivoluzione per una stecca da 200 milioni, no? Però vedi, in quel momento lì io ad esempio ero convinto, io ero uno di quelli che poi, quando ho fatto qualche paio di mesi dopo, mentre Bossi era sotto processo, ci siamo trovati a un congresso, abbiamo messo i soldi e abbiamo ridato 200 milioni in un bottiglione per ridarli alla procura. Cioè, pensa come eravamo infatuati, come eravamo... Però oggi, a distanza di tanti anni, ecco, metto insieme tanti tasselli. Oggi il puzzle hai tutte le tessere, se vuoi, no? E quindi con tutte le tessere ti costruisci esattamente il puzzle. E oggi io ti posso dire, in realtà, quando mai questo ha voluto fare la rivoluzione per davvero? Cioè, ma quando io vengo a io, Leonardo Facco, fondo un movimento che si chiama Padania Liberale Libertaria nel 96. Mi candido alle elezioni di Chignolo Po. Il mio movimento prende tanti voti e vado a Chignolo Po. Cioè, io che ero un rivoluzionario, mi consideravo uno che voleva fare la rivoluzione, io vado a Chignolo Po per fare che cosa? Per studiare la costruzione di una realtà nuova al di fuori dell'Italia. Ma io la prima cosa che mi aspetto è che mi vengano a arrestare. Giusto? La prima cosa che mi aspetto è che mi vengano a arrestare. E invece vado là e mi accorgo che è tutto un gioco, che è tutta una cosa più o meno divertente, più o meno... Capisci? Ma allora non ci pensavo, perché io ero, cosa vuoi, coinvolto nell'idea che io fossi parte di questa rivoluzione. A distanza di tanti anni le cose probabilmente non stavano così. Infatti nel 2010 ho capito tantissimo, anche perché nella provincia dell'Alessandria, della Varese, io conosco bene questa ragazza nera, che nella prima volta nella storia della Repubblica Italiana è entrata come sindaco. Nella Lega? Sì. No, ma su quello io no, ti sbagli, perché noi avevamo già avuto a Bergamo, a Spirano, provincia di Bergamo, noi avevamo il vice sindaco che era esattamente lo stesso colore della tua pelle. Quindi ed era il vice sindaco della Lega. Anche lì era normalissimo per noi, nel senso era. A parte che all'inizio, in quegli anni di 90, era più forte l'antimedievalismo, per quello che cercavamo di capirci prima, che non la questione extracomunitaria di per sé all'inizio degli anni 90. E io mi ricordo che anzi quel sindaco di Spirano almeno un paio di volte ha parlato sul palco di Pontina. Prego. Rispetto a Zaia, cosa che ci può dire? Rispetto a Zaia? Sì. Che Zaia è un dritto. Il giorno prima di passare definitivamente con la Lega era andato a pranzo da Panto. Poi Panto è caduto l'elicottero e è entrato in Lega. Io con questa frase dico quello che penso di Zaia. Sulle mancanze di Gentilini, perché lui sta sparando il grosso. Beh, Gentilini, allora, Gentilini è uno che può sparare le grosse perché se le può permettere, nel senso che ha 70 e passa l'anno. Quindi non è che è un uomo in carriera, ok? Vive di protagonismo suo. Comunque qui nel Trevigiano, voglio dire, è stato un leader, è amato. Tutti i Trevigiani. Sì, appunto per quello. Cioè io... è accusato dalla cittadinanza. Esatto, cioè, qualcosa succede. Quindi, allora, no, ma no, esatto, supportato perché? Perché non conviene una spaccatura con Gentilini, perché sanno che Gentilini ha dietro veramente i numeri. E renderebbe subito evidente quella cosa di cui ti parlavo prima, che la Lega si frantuma, non appena inizia la vera lotta, si frantuma, ok? Cioè Gobbo, uno che conta tanto perché è, diciamo, l'uomo del cerchio magico in Veneto ed è il segretario nazionale del Veneto, no? Secondo il quadro dirigenziale della Lega. Ma in realtà Gobbo, se volessero farlo fuori, lo fa fuori domani mattina. Perché non fanno i congressi della Lega? Non vedi che continuano a rinviare i congressi della Lega?
Cioè ne hanno fatto uno a Verona per tastare il terreno, Tosi ha fatto il pieno a Verona. Ok? E Tosi è uno che, tra l'altro Tosi non è che si vede proprio bene neanche con Zaia, ma si spanga. Guarda, io ti dico, la frantumazione diventerà divertentissima da seguire, quello sì. Gentilini però è uno che può permettersi di fare quelle cose lì. Ed è, ecco, vedi, con un boss in salute, cioè se Gentilini avesse fatto la stessa cosa sarebbe volato fuori due secondi dopo, espulso dalla Lega. Ma oggi invece non conviene per tutta una serie di trame che la moglie gestisce e rispetto alla quale lei informa. Gentilini parli così, che dopo conti poco, non mi interessa molto, no? Sono altri obiettivi.